Amici di Rete 8 Sport, buonasera e benvenuti a Sottoporta. Parliamo del campionato di Serie D, girone F. Vola il Chieti di Alessandro Lucarelli. 5 vittorie consecutive e quinto posto raggiunto. Vola anche il Pineto con Amaulo. Terzo successo consecutivo e terzo posto in classifica. Parleremo di questo e di tanto altro insieme con Lorenzo Valeriani. Ciao Lorenzo. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. E in collegamento abbiamo il piacere di collegarci via Zoom con l'allenatore delle Chieti, Alessandro Lucarelli. Ben rivisto Alessandro, buonasera. Ben rivisto anche a voi e grazie per l'invito. E complimenti soprattutto per quello che state facendo dopo una lunga rincorsa. Insomma, il Chieti è quinto in classifica, grandissimo entusiasmo in città. Qual è il segreto, Alessandro? Poi parleremo ovviamente anche dell'ultima partita che avete vinto a Fano, di questa rimonta. Ma in realtà non c'è un segreto, sono una serie di cose che volendo proviamo a parlare, però è una serie di cose: aver continuato e insistito su alcuni temi a livello tattico e tecnico, nella società che ha dato fiducia al progetto, che ha continuato a dare fiducia, e poi ecco, un gruppo che si è formato nella pausa sotto Natale, una pausa molto lunga che ci ha permesso di lavorare. E naturalmente la partita chiave è stata quella con la Recanatese, che ci ha dato tantissima autostima e ci ha fatto capire che potevamo ancora risalire e divertirci. Da lì è partita la lunga rincorsa del Chieti. Parleremo anche del notaresco, delle dimissioni di Massimo Epifani dopo la partita contro il Vasto Gilardi. Il ritorno al successo del Castelnuovo, successo prezioso, Lorenzo, contro la diretta concorrente per la salvezza. Il pareggio del Nereto con il Tolentino, peccato perché a pochi minuti dalla fine la squadra di Dal Grosso era in vantaggio. Crolla invece la Vastese nel finale, risultato bugiardo, poi rivedremo anche le immagini, contro il Matese, e si interrompe dopo 9 risultati utili consecutivi questa splendida striscia dell'11 di D'Addario. Lorenzo, rivediamo i risultati. Si è giocata 2 giorni fa la 21esima giornata di campionato. Castelnuovo Castelfidardo 2-1, Fano Chieti 0-1, Fiuggi Montegiorgio 0-3, Nereto Tolentino 2-2, Porto d'Ascoli San Benedettese 2-3, Recanatese Alto Casertano 6-0, Trastevere Pineto 0-2, Vastese Matese 1-3, Vasto Gilardi Notaresco 2-0. Questa è la nuova classifica. In testa c'è la Recanatese con 44 punti, al secondo posto il Trastevere con 39, poi Pineto che aggancia il Fiuggi a quota 35, punto al terzo posto, al quinto c'è il Chieti con 33 insieme al Porto d'Ascoli, ma in vantaggio negli scontri diretti con i marchigiani, poi Vastese, Tolentino, Notaresco e Vasto Gilardi 32, Matese, San Benedettese 29, Montegiorgio 28, Fano, Castelnuovo e Castelfidardo 23, Nereto 12, Alto Casertano 3. Lorenzo, che cosa ha detto la 21esima giornata di campionato? Beh, ha detto che il Chieti è la squadra più in forma sicuramente tra le abruzzesi, ha detto che il Notaresco sicuramente vive un periodo negativo con le dimissioni di mister Epifani. Secondo me c'era la vittoria. Io sulla carta la considero una vittoria quella del Nereto, perché poi andremo a rivedere le immagini, il gol del pareggio fallo del Tolentino, fallo netto del portiere. Sì, forse è lo stesso fallo che non è stato fischiato in favore del Chieti qualche settimana fa, quando il Porto d'Ascoli raggiunse il pari, carica netta sul portiere, sì. Anche lì ci fu una svista da parte della terna, sconfitta della Vastese, che però poi sotto l'aspetto del gioco ha creato tanto. Gli errori dell'estremo difensore di Renzo hanno compromesso il risultato, e poi questa cura a Maulo, che per ora porta davvero ottimi frutti in casa a Pineto, 3 vittorie consecutive, e credo che quella di domenica è stata la vittoria più importante, perché mentre le altre forse si sono disputate contro squadre, non voglio dire abbordabili, ma alla portata sicuramente della formazione biancazzurra, questa è pesante perché
non vorrei sbagliarmi, ma credo che è la prima volta in terra laziale che la squadra del Trastevere perde decisamente punti, tre, quindi assolutamente. Prima è sconfitta importante. Casalinga per il Trastevere, che prima del match contro il Pineto aveva inanellato 9 vittorie e un pareggio, in un rolino pazzesco. Ho dimenticato il Castelnuovo, bella vittoria importante contro, dispiace dirlo, una diretta avversaria. Allora facciamo così, Alessandro, ci rivediamo Fano Chieti, il servizio, e poi lo commentiamo insieme con Lorenzo Valeriani. Sanguinosa sconfitta casalinga del Fano, che si inguaia mentre il Chieti conferma il suo strepitoso stato di forma e sogna i playoff. Per la gioia dei circa 250 tifosi neroverdi al seguito della squadra di Lucarelli, che sale al quinto posto agganciando il Porto d'Ascoli sconfitto nella stracittadina di San Benedetto. La cronaca della gara del Mancini: parte forte il Fano, che al quinto sfrutta un errore a centrocampo del Chieti e riparte con Casolla, che calcia a botta sicura, ma Forti, estrema abruzzese, magistrale. La risposta ospite arriva al dodicesimo, tiro a giro di Mariani da fuori area, Zafestas ci arriva con le dita e manda in angolo. La squadra teatina sale di ritmo e conquista metri in campo, così poco dopo la mezz'ora arriva il gol partita al 32esimo, segnato dal solito Fabrizi di testa sul traversone dalla sinistra. Partita che sembra in pugno per il Chieti e diverse occasioni sciupate per il bis. Al 42esimo calcio d'angolo battuto da Mariani, stacca di testa Mele che di pochissimo manda al lato. Nella ripresa al decimo Mariani ci prova ancora dalla distanza, respinge Zafestas. Due minuti più tardi doppia grande occasione del Chieti, cross di Fabrizi su cui arriva la puntata di Orlando, ma Zafestas respinge. Il portiere poi è superlativo sul tap-in di Dimino. Si rivede il Fano al minuto numero 21, palla bassa messa al centro dell'area neroverde, ci arriva Casolla, ma Forti è superlativo con una presa a terra. Cresce la pressione dei Granata che cercano il pareggio. Ad un minuto dalla fine ci prova Varriale con un destro da posizione defilata che colpisce però solo l'esterno della rete. La squadra di casa non riesce a sfondare. La difesa nero-verde regge alla grande. Al fischio finale esplode la gioia di squadra e tifosi abruzzesi. Il Fano invece ripiomba in piena zona play-out con la prospettiva domenica di una gara in trasferta molto complessa sul campo del Matese. I due allenatori in sala stampa. E per il numero di occasioni che ha creato e nel corso della partita il Chieti ha meritato, però io credo che la squadra sia partita alla grande. Abbiamo fatto 30 minuti dove abbiamo messo noi in difficoltà il Chieti e il gol subito ha cambiato un po' l'inerzia della gara. Man mano che proseguiva il corso della partita, per noi diventava sempre più dura e il Chieti in contropiede ci poteva far male, però è la partita che si era messa da un punto di vista mentale nella maniera più sbagliata per noi, man mano che continuavano i minuti a passare, nella maniera migliore per gli avversari, senza nulla togliere al loro momento, insomma. Io capisco che si fa la valutazione sul risultato, però abbiamo avuto le nostre palle per pareggiare anche la partita e se la pareggiamo qua si parla di appunto grande reazione nervosa della squadra. Io mi tengo stretto a questa reazione della squadra, è chiaro che dobbiamo ancora crescere, ma sapevamo, come dico sempre, che il percorso da fare è un percorso lungo e oggi mi piace sottolineare questa reazione nervosa della squadra e poi dell'arbitro non parlo mai, però. Loro sono partiti aggressivi, hanno cercato di venirci a prendere alti, cercare di fare anche la loro partita. Noi siamo stati bravi a tenere botta, abbiamo reagito palla su palla e poi ci siamo aggiustati, come detto tu, secondo me abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto per larghe tratte la partita, peccato non fare il 2-0, perché penso che meritavamo di fare il 2-0, e poi ci sta che venire qua contro una squadra forte, perché fa una squadra forte, e ci sta a soffrire poi fino alla fine. Quinta vittoria consecutiva, irruzione in zona playoff, andate col vento in poppa. Sì, però sappiamo da dove veniamo, quello che abbiamo passato, e quindi da domani pensiamo al vostro Girardi e a cercare di vincere la prossima partita.
Piedi per terra, raccomanda D'Ercole, il vice di Alessandro Lucarelli, che era squalificato 2 giorni fa. Alessandro, torno subito da te. L'analisi di Catalano ti ha convinto, che ha detto abbiamo fatto una buona mezz'ora, il Chieti ha meritato di vincere, l'ho ammesso. Dell'arbitro non parlo. Che è successo? C'è stato qualche episodio un po' contestato? Ma non lo so, forse l'espulsione nel recupero è stata un pochettino troppo affrettata, perché è vero che c'è stata una gomitata, però veramente involontaria da parte del giocatore del Fano. No, quando un allenatore riconosce, ed è sempre più difficile che si sentano questo tipo di interviste, che una squadra ha meritato di vincere, ha un po' forse esagerato quei minuti, perché in realtà ci sono stati 10 minuti in cui noi dovevamo prendere le misure, perché hanno cambiato modulo, sistema di gioco, e noi prima di sistemare un po' le cose ci abbiamo messo qualche minuto di troppo. Però alla fine l'analisi è giusta, quindi abbiamo fatto una buonissima prestazione sotto tutti i punti di vista, siamo contenti, dai. Che poi parliamo di un avversario assetato di punti, Alessandro, no? E soprattutto forte, perché il Fano come organico non merita assolutamente quella classifica, e questo secondo me impreziosisce ancora di più non solo la vittoria del Chieti, ma la prestazione, perché Chieti ha meritato di vincere, ha fatto la voce grossa. Secondo me avete fatto un salto di qualità anche a livello mentale, Alessandro, ora avete maggiore consapevolezza. È chiaro che i risultati aiutano, e poi questo rendimento in trasferta, no? Pazzesco, 6 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Sì, guarda, hai detto bene, a me mi è piaciuta tantissimo la maturità. Cioè, abbiamo giocato contro una squadra che veniva comunque da una striscia positiva. I valori dell'Alfano e dei giocatori individuali del Fano sono alti. Però io quello che dico alla mia squadra da sempre è che sicuramente incontriamo delle squadre che hanno dei giocatori, chi uno, chi due, chi tre, chi quattro, individualmente più bravi, volendo, dei nostri in senso assoluto. Però io sono sempre più dell'avviso che una squadra forte può battere una squadra con giocatori forti, e quindi la pensiamo in questa maniera. Il Fano aveva Casolla, Tortori, Broso, lo stesso Herrera, dei giocatori comunque importanti, e ne sta prendendo altri. Però mi è piaciuta veramente la maturità, adesso un po' la sfrontatezza, come andiamo a giocare anche con queste squadre, così come è stato con la Recanatese. È chiaro che è una classifica che però inganna molto, bisogna dirlo, perché è vero che siamo quinti, è più bella che, diciamo, una classifica vera, perché dietro di noi ci sono 4 squadre a un punto, e domenica giochiamo con una di queste squadre. La zona play-out è a 5 punti. Montegiorgio a 28, è vero, classifica cortissima. È veramente strana, ma perché c'è un equilibrio altissimo. Si segna, secondo me, poco, eccetto quello che è successo un po' con l'Aurora Alto Casertano, e volendo adesso il Fiuggi lo vedo un po' in difficoltà. E quindi è tutto ancora da scoprire per questo campionato, anche per la zona play-off, perché la San Benedettese può risalire. E anche per la zona play-out, perché lo stesso Nereto, se domenica non veniva privato di 2 punti, ma ancora adesso può ancora, con i 3 punti in palio per 13 partite, può ancora sperare di rientrare in qualche maniera, perché non si va così forte, quindi c'è la possibilità un po' per tutti. Non so se abbiamo già in collegamento il secondo ospite, che è l'allenatore del Nereto, Federico Del Grosso. L'avevo visto. Salve. Eccolo qui. Ciao Federico, grazie per aver accettato. Ciao a tutti, grazie con me, a voi. Con me Lorenzo Valeriani, in collegamento via Zoom, l'allenatore del Chieti, Alessandro Lucarelli. Ciao mister. Ciao mister. Ciao. Complimenti mister. Pure a voi comunque, lo sai. Vediamo. È vero. Federico, ce la stiamo mettendo tutte, insomma. Sbollita la rabbia, Federico, perché il gol assurdo preso a pochi minuti dal fischio finale? No, perché la rabbia non va via così facilmente. È chiaro che c'è ancora, è ancora in corpo, però chiaramente poi quando ricominci la settimana chiaramente devi pensare a ripreparare una partita, quindi è chiaro che le cose poi piano piano andranno via, però non è una nota da passare indifferente quello che è successo, perché dà veramente del ridicolo, è veramente
è stata una cosa veramente, insomma, imbarazzante. E tra poco la rivedremo. Lorenzo, un saluto per Federico, dobbiamo fermarci per la prima pausa pubblicità. Ciao, ciao Federico, condivido in pieno quello che hai detto, in apertura di trasmissione ho evidenziato questo errore, tra l'altro dalla parte dell'assistente, del primo assistente, quindi doppio errore, perché se accade dall'altra parte non c'è l'assistente e posso anche, tra virgolette, capirlo. Sei a 20 metri. Insomma. Sei a 20 metri, ma anche meno, se non erro. Lì forse era più l'assistente che doveva sbandierare un palese fallo, una palese carica sul portiere. Ci fermiamo qualche istante. Ciao. Per la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo a Sottoporta. Abbiamo salutato Federico Del Grosso. Lorenzo, un pareggio beffardo, l'abbiamo detto, quello nel reto. Io direi di tornare da Alessandro Lucarelli che tra poco deve salutarci. Qualche curiosità, Lorenzo, bel cammino del Chieti. Assolutamente sì. In generale, mister, ti chiedo se ti fa arrabbiare un po' questa costanza offensiva, tanti tiri in porta e poche reti, secondo me, rispetto a quello che create. E poi io ho visto la partita domenica, la cosa che mi è piaciuta di più, squadra molto molto corta, forse nei primi due contropiedi subiti eravate in inferiorità numerica, invece sugli altri siete quasi sempre riusciti a fare tanta densità nell'area vostra, insomma, e a creare pochi spiragli per gli avversari. E questo vuol dire che anche fisicamente state meglio rispetto a qualche settimana fa? Sì, stiamo veramente bene adesso, hai detto bene, perché ci portiamo un mese di lavoro durante la sosta di cui abbiamo approfittato insieme allo staff, ai preparatori atletici, perché sono contento di avere Paolo Ceri e Marco Maselli come preparatori atletici della squadra insieme al resto dello staff. Devo dire che è stato fatto un grande lavoro, però è chiaro che devi avere la disponibilità dei calciatori. In questo momento la disponibilità è totale, è chiaro che chi sta giocando meno soffre un pochettino, ma sta accettando con professionalità, e questo ci ha permesso di avere veramente un'unità di intenti che è fondamentale per qualsiasi squadra. Il segreto è anche un po' questo, che i ragazzi hanno capito che nel girone d'andata non avevamo fatto benissimo, ma neanche male, e c'è stata una reazione, e questo è fondamentale. Adesso è difficile, ma è importante continuare, perché poi non ci dobbiamo accontentare, sia perché la classifica è ancora corta, ma anche perché è giusto provare a fare anche di qualcosa di più importante a questo punto. Come si spiegano, Alessandro, le difficoltà del girone d'andata rispetto al momento attuale? Cioè, che idea vi siete fatti? Ma l'idea è che noi comunque abbiamo sempre proposto, abbiamo sempre cercato di... non ci siamo mai snaturati, e vedevamo che non arrivavano i risultati, ma non perché c'erano squadre che effettivamente ci mettevano in grande difficoltà. È chiaro che questo progetto che noi abbiamo cominciato quest'anno, che ha avuto anche dei cambiamenti durante il periodo centrale verso ottobre-novembre con l'arrivo di Ventola, di Mele, aveva bisogno comunque di ancora di un assestamento, e devo dire che veramente la pausa è stata determinante, la volontà della società di continuare a credere nel progetto. Sicuramente ce lo siamo anche un po' guadagnato con la vittoria del campionato dell'anno scorso, forse se non ci fosse stata quella la società avrebbe preso anche delle altre decisioni. Sono contento che non l'ha fatto questo tipo di valutazioni, e noi abbiamo lavorato sempre tranquilli. In questo momento stiamo prendendo anche, io dico, il giusto, anche se delle volte può sembrare di più, perché domenica, per esempio, sul gol che noi abbiamo fatto, paradossalmente eravamo in 10 perché c'era Siracusa fuori per infortunio, e noi abbiamo fatto gol in 10. Questo ti fa capire che è fortuna, ci vuole anche un po' di fortuna, però te la devi andare a cercare, certo, perché noi siamo andati in attacco in questa situazione qua precisa, c'era Siracusa fuori, e noi siamo andati, come vedi, con Siracusa e Di Mino ad attaccare quel cross insieme a Orlando, che adesso arriva lì. Quindi c'è un attimo anche di mentalità che sta uscendo nella squadra, di maggiore autostima, sicurezza. Quando poi arrivano i risultati fai delle cose che casomai quando non vengono non riesci a fare, e quindi in questo momento dobbiamo solo cercare di mantenere questo equilibrio, questa determinazione. Io, Alessandro, devo farti complimenti non soltanto per il rendimento della tua squadra
soprattutto negli ultimi tempi, ma per la tranquillità che hai sempre dimostrato anche dopo le battute d'arresto, anche quando la squadra non ha raccolto quello che magari meritava, hai sempre creduto nel progetto, merito anche del patron Trevisa, del presidente Mergiotti, che ti hanno sempre dato fiducia, no? Ti hanno ribadito fiducia, ti hanno protetto, tra virgolette. O no, ti sei sentito a rischio qualche volta, no? Ma guarda, ci siamo visti tutti lunedì, perché noi ci alleniamo il lunedì dopo la domenica e lascio libero il martedì ai ragazzi. Quindi vedere e incontrare sempre la società, i vertici della società insieme al direttore Paciarella è stato sicuramente un momento di confronto. Questo è utile perché anche quando le cose non vanno bene ci si può spiegare e non giustificare, ma spiegare quello che sta succedendo. Questo secondo me ha aiutato, queste riunioni volute dalla società hanno aiutato a capire anche dove dovevamo eventualmente intervenire, e poi siamo intervenuti. Che molti si parlava, qualcuno diceva che avevamo problemi in difesa, però a me la statistica e le statistiche che abbiamo noi non mi davano questo tipo di segnale. Casomai non eravamo tanto bravi, ecco, a fare gol, e quindi dovevamo forse intervenire lì, perché noi abbiamo cambiato in realtà poco, però abbiamo cambiato un po' di mentalità, quello sì, con l'arrivo di Orlando, abbiamo, con l'arrivo anche di Bruno El Quasi, perché è stato anche lui determinante. Ma l'arrivo di Orlando, che cosa ti ha dato? Che tipo di soluzione in più ti ha dato in attacco, Alessandro? Ci siamo resi conto subito che lui era un giocatore con tantissima esperienza, cioè quello che noi non riuscivamo a fare, casomai ad allungare un po' la squadra nel momento giusto, a prendere qualche calcio di punizione in più, perché lui è molto bravo a proteggere la palla. Sembrava che abbiamo trovato il giocatore che anche un pochettino in uscita, in difficoltà, potevamo consegnare palla a questo calciatore che comunque lui qualcosa di buono riusciva a fare, casomai non tantissimi gol, però tutto quello che c'è fuori dal gol lui lo sa fare. Diciamo funzionale al tipo di calcio che proponete, attaccante funzionale. Sì, e se ne sta avvantaggiando anche Fabrizi, Luca, perché comunque, come vedete, lui anche su questo cross è fuori area, porta via casomai un difensore e lui si trova sì lì in mezzo a tre difensori, però Luca Orlando gli dà anche questo tipo di spazio che Fabrizi sta sfruttando alla grande, perché si sta dimostrando un vero numero 9, che lui è sempre lì pronto e quindi in questo momento ha preso una maturità anche lui e si sta ancora completando, perché Luca ha ancora tanti margini di miglioramento e quindi va benissimo così. Poi Bruno, il ragazzo El Quanzi, che è arrivato a fine dicembre, che ancora non è in grandissima condizione, però quando entra anche lui ci mette quell'esperienza che non guasta, perché negli ultimi minuti lui riesce a mantenere spesso palla, a farci salire, a farci respirare e ad essere anche pericoloso per le squadre avversarie. Quello che è riuscito solo in parte a Kamadou, Alessandro, che era partito benissimo, poi che cosa è successo? Ha sofferto un po' la pressione, forse, quando non riusciva a segnare. Ma Frank, noi abbiamo fatto delle piccole scommesse con degli attaccanti giovani, non sempre possono riuscire, però era richiesto questo all'inizio della stagione, abbiamo cercato di fare il massimo, delle volte vanno bene, delle volte non vanno bene. Frank è un buonissimo giocatore, ha fatto già gol nella nuova squadra, però è chiaro che le prime critiche che sono arrivate, lui non ha saputo gestire il momento di euforia, secondo me. Poi le prime critiche che sono arrivate forse l'ha accusate, certo. E quindi ecco qui che però ci può stare con un ragazzo del 98 accusi in una piazza del genere un po' di questo quindi... soprattutto in un periodo non particolarmente felice per la squadra. Io torno da Federico Del Grosso, prima di vedere il servizio riguardante Nereto Tolentino. Federico, ti chiedo un giudizio sul Chieti, visto che c'è Lucarelli e visto che vi siete anche affrontati qualche settimana fa. No, io sono d'accordo con le parole del mister. A volte no, si fanno dei progetti dove hanno bisogno di tempo per vedere poi dei risultati positivi. Il Chieti ha dimostrato con il tempo, con le giuste con degli giusti innesti di essere una squadra che merita quella classifica lì. Poi Chieti è una piazza importante, una piazza
che ha un certo spessore, cioè che ha un certo peso in categoria. Questo, quando poi si cumulano dei risultati positivi, è una piazza che poi l'entusiasmo sale, mm-hmm. e per i giocatori sale di conseguenza un'autostima incredibile. Diciamo che dopo tante cose difficili e poi riescono ad essere meno, cioè più facili, non mm-hmm. che siano facili, ma il giocatore poi riesce ad essere più sicuro di se stesso, così come lo staff, così come la società. Sono quelle piazze che io ci ho giocato, quindi so cosa significa. Sono quelle piazze che poi hanno un trasporto, danno un trasporto eccezionale. Questo momento del Chieti è un momento meritato, quindi tanto di cappello e complimenti, perché quando poi si lavora in un certo modo i risultati di certo vengono. Ci vorrà magari, ci vuole un pochino più di tempo, ma comunque col lavoro i risultati vengono sempre, questo è quello che penso io. Lorenzo? Io volevo chiedere al mister, anzi forse le prime due sono constatazioni, nella risalita ci sono anche le mani e il corpo intero di Forti, no? Perché quando poi la squadra avversaria ha cercato di infierire, l'estremo difensore del Chieti ci ha messo del suo. Il secondo, mister, non so se è un consiglio, non ne ha bisogno, a parte i soliti noti, guida su tutti, io metterei un circoletto rosso su Guadalupi domenica, perché è un centrocampista che a me personalmente piace molto, e soprattutto nelle ultime settimane, quando vede squadre abruzzesi, spesso e volentieri mette il pallone in fondo al sacco. Beh, lo guarderemo bene, visto il consiglio, però è chiaro che Basso Girardi, per quanto riguarda la seconda domanda, è una squadra che gioca bene, sì. Mi piace tanto, fa naturalmente del campo in casa la sua forza, perché io vedo che tutti quelli che hanno campi sintetici piccoli riescono a fare differenza e a fare veramente... Il fattore campo aiuta tanto. Io vedo il Basso Girardi, adesso non mi ricordo qualche altra squadra che abbia un campo così sintetico. L'anno scorso il Castelnuovo, comunque il suo campo è un campo che... Ma Basso Girardi infatti, mister, ha fatto benissimo nell'infrasettimanale contro il Castelnuovo a Castelnuovo. Le caratteristiche sono quelle? Sì, non è assolutamente un caso che... Il Basso Girardi abbia fatto bene a Castelnuovo. Uh-huh. E soprattutto in casa, Alessandro, perché 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta a ritmo da primi posti, no? Noi ci abbiamo fatto bene perché ci alleniamo su un campo simile, uh-huh. e poi abbiamo giocato lì, pareggiamo una partita, potevamo tranquillamente vincere, però non ci siamo riusciti, ma loro su questa cosa ne fanno veramente un punto di forza. Per quanto riguarda il fatto del portiere, Matteo Forti, Matteo è un portiere molto bravo, bravo con i piedi, uno che vede bene le situazioni, è diverso da Fusco che è un portiere più strutturato, più fisicità, più bravo nelle palle alte, volendo, hanno caratteristiche completamente diverse. Matteo è stato bravo a sfruttare il fatto che Fusco ha avuto il Covid e quindi è stato fermo, gli ha preso il posto in questo momento perché è stato bravo e quindi meritatamente continuerà a giocare fino a quando Fusco non sarà bravo a riprendersi il posto, perché tanto poi è una sana competizione quella che fa star bene anche la squadra. No, volevo aggiungere una piccola nota statistica, che il Chieti è lì davanti, insomma è vero che si chiama Chieti, che c'è una storia importante, però Chieti è neopromossa, ricordiamolo, non è cosa da poco, quindi... Certo. Credo che sia. Tra l'altro, Alessandro, Basso Girardi è il prossimo avversario, no? Sì, appunto, dicevo. Domenica. A proposito, ci sono indisponibili. Chiacchia, come sta? Chiacchia è sulla fase di recupero e rientro, però almeno per 15 giorni. Adesso è ripartito con il lavoro da campo, però deve riprendere un po' di condizione. Volevo aggiungere una cosa: che la squadra, adesso nella fase, diciamo, dopo il girone d'andata, alcuni calciatori che erano anni che non facevano la D, o qualcuno che non l'ha mai fatta la D in maniera importante, anche fuori quota, in questo momento ha preso anche una condizione fisica e di gamba e di ritmo da categoria di serie D. Molti venivano dall'eccellenza e da tanti anni che non facevano la D. E secondo me anche questa chiave qui sta aiutando la squadra. Cioè in questo momento copre meglio il campo, corre meglio, muove più velocemente la palla, ha
assimilato, ha preso un po' più ritmo della categoria, questo perché c'è bisogno sempre un po' di adattamento quando si sale di categoria, a differenza della velocità di percorrenza della palla e anche del movimento delle squadre avversarie. E in questo momento molti calciatori, lo stesso Pietrantonio, lo stesso Siracusa, per dire Di Mino, per dire anche Fabrizi ed altri, anche i fuoriquota, non so, Di Rezzo, lo stesso Chiacchia, Mariani, che era anni che è un anno che non faceva la D, c'è anche questo, cioè abbiamo continuato a lavorare e in questo momento hanno preso il ritmo e la gamba giusta della categoria. Questo succede anche quando sali dalla Serie D, secondo me vai in Serie C, un minimo di abitudine la devi creare anche a livello fisico. Perfetto, allora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ci vediamo Nereto Tolentino. Eccoci di nuovo a Sottoporta. Allora, prima di vedere il servizio sul match tra Nereto e Tolentino, le ultime due curiosità per Lucarelli che deve lasciarci, Lorenzo, una la faccio io, magari sì. Perché Chieti è in zona playoff. Domenica all'Angelini arriva il Vasto Gilardi, non c'è l'assillo di accedere agli spareggi, Alessandro, può essere un vantaggio questo, però sai, poi i tifosi hanno iniziato a crederci, quindi avete alzato un po' l'asticella, cioè è diventato un obiettivo reale o no? No, assolutamente sì, è un obiettivo, io non mi tiro mai indietro. Lo so. perché credo che si debba vivere di entusiasmo, perché il calcio è questo, i tifosi vogliono questo, e è chiaro che poi può riuscire come non può riuscire, però noi l'idea di andare avanti, di fare altre vittorie ce l'abbiamo ed è giusto che sia così, è un'ambizione che devono avere tutti i calciatori, la società, lo staff, io, è normale. E quindi anche per noi domenica sarà fondamentale riuscire, mi sentite? Sì, e sarà importante cercare di vincere la partita, mi piacerebbe vincere altre tre sinceramente e vedere dove stiamo, però intanto cerchiamo di fare domenica perché è una partita molto molto complicata come tutte in questo campionato, perché veramente vedo tanto tanto equilibrio, però è chiaro che noi vogliamo cercare di salire il più possibile. Domenica, il Vasto Gilardi del Pescarese, Fabio Prosperi, a te Lorenzo. Sì, no, vabbè, io al mister chiedo se c'è stato poi quel periodo in cui si parlava di un eventuale avvicendamento, se ha sentito l'affetto della piazza, perché Lucarelli non si tocca, credo che sia stato un eco arrivato fino a casa sua, mister, da parte dei tifosi, ecco. Sì, no, loro veramente con me c'è un bellissimo rapporto, perché poi avendo vinto due campionati d'eccellenza, il primo soprattutto, che un po' si è dimenticato in condizioni societarie molto critiche, è lì che è scattata un po' questa, diciamo, questa scintilla tra me e la tifoseria. Un campionato vero poi, insomma, voglio dire. Ecco. Esatto, quello dell'anno scorso è stato bello, però in realtà è stato anche un po' falsato, no? Cioè falsato, corto, diverso, sì. Almeno questo. Quindi io lo riconosco. E quindi si è creato. È chiaro che però io ho sempre detto che non voglio sconti, perché se non l'ho apprezzato anche per come cerco di comportarmi, però non voglio grandissimi sconti. È chiaro che il credito ce l'avevo e quindi mi ha aiutato questa cosa, mi ha aiutato anche la società comunque, perché poi alla fine la scelta la fa la società ha visto come lavoriamo, ha visto che anche l'anno scorso eravamo partiti male, però poi abbiamo vinto il campionato, quindi ci ha voluto sperare che le cose potessero cambiare e così è successo, quindi sono contento di entrambe le cose, sia che i tifosi che la società abbiano creduto nel lavoro che abbiamo adesso, stiamo raccogliendo i frutti in questo momento. Perfetto, grazie allora all'allenatore del Chieti Alessandro Lucarelli, grazie, in bocca al lupo per il proseguo della stagione Alessandro. Grazie, viva il lupo. Ciao mister, in bocca al lupo. Grazie ancora al tecnico del Chieti Alessandro Lucarelli e grazie anche alla società. Torno allora da Federico Del Grosso. Federico, ci vediamo prima il servizio, magari poi lo commentiamo, no? Nereto Tolentino, quella topica clamorosa del direttore di gara, il servizio.
Pareggio ricco di emozioni e di tensione fra Nereto e Tolentino. Al comunale termina 2-2 fra le proteste locali per un gol dei cremisi realizzato all'ultimo minuto. Più di qualche dubbio in effetti per una possibile carica sul portiere. Un pari che serve a poco per gli abruzzesi, che oggi forse avrebbero meritato di più. Pronti via e dopo una fase iniziale di equilibrio il Tolentino inizia a duettare con i suoi alfieri offensivi. Al quarto d'ora Zammarchi salta l'uomo e cade a terra. Per il direttore di gara è tutto regolare. Sono 4 minuti e il Nereto pesca incredibilmente il vantaggio. Da un rinvio difensivo, Boito sfrutta una sponda aerea di un compagno e si invola verso l'area avversaria. Occhi negli occhi con Bucos e lo fulmina all'angolino. Tramortito dallo svantaggio, il Tolentino prova a reagire con Padovani. Blocca in due tempi Palermo. Alla mezz'ora, bella la giocata che libera il tiro Tortelli. La conclusione però è troppo alta. I cremisi sono ancora pericolosi su calcio d'angolo. Il Nereto sventa come può. Da un'imprecisione sotto porta di Boito nasce il contropiede letale del Tolentino. Zammarchi rifinisce bene per Padovani, che a tu per tu con Palermo è glaciale e sigla l'1-1. Il Nereto tenta di reagire con Ferrini. Il suo colpo di testa sorvola la traversa. Al rientro dagli spogliatoi, la prima occasione è per i marchigiani. Zammarchi in sforbiciata non c'entra la porta. Gli uomini del Grosso sono però cinici e dal primo pasticcio della difesa ospite rimettono il muso avanti con Montano, bravo a scavalcare Bucosse con un dolce pallonetto. Sulle ali dell'entusiasmo, Boito avrebbe subito l'occasione del tris, ma a tu per tu con l'estremo ospite non è lucido e spara alto. Nel finale spinge il Tolentino. Tortelli raccoglie un pallone vagante a centro area ed in acrobazia colpisce incredibilmente la traversa. Qualche minuto più tardi, altra grande occasione per il Tolentino che capita sui piedi di Fofana, il quale sfiora il palo. Quando tutto sembrava ormai indirizzato verso la vittoria del Nereto, nell'ultimo minuto regolare, ecco l'episodio che decide la partita e scatena le proteste locali. Zammarchi è scaltro e ne approfitta a porta sguarnita dopo un contatto ai danni del portiere Palermo che rimane a terra. Per il direttore di gara è tutto buono e questo vale il 2-2 finale. Non succede più nulla infatti, Nereto e Tolentino si spartiscono la posta in palio. Eccoci di nuovo sotto porta, insomma abbiamo visto Lorenzo, no? L'errore clamoroso del direttore di gara, lo faccio commentare di nuovo da Federico, che ha detto che ovviamente è ancora arrabbiato perché pareggiare così una partita fa male. Tra l'altro i primi due gol, Federico, molto simili, no? Cioè il vostro, un rilancio in avanti con la sponda di testa per Boito che ha fatto gol, e anche l'1-1 del Tolentino, no? Vi siete fatti sorprendere lì. Sì, noi sapevamo che il Tolentino è una squadra che gioca molto sulle seconde palle, quindi sapevamo che loro avrebbero messo palla su per poi andare sulle seconde palle. Chiaramente noi in qualche situazione abbiamo dovuto fare la stessa cosa, perché rischiare poi su un campo quasi impraticabile, abbiamo preferito molte volte di mettere la palla su per andare ad accorciare della seconda palla. Comunque è una partita stata preparata in questa maniera, quindi è chiaro che sapevamo chi meno sbagliava poteva, insomma, portarsi a casa i tre punti. Insomma, se dovevo pareggiare preferivo, ecco, pareggiare su quella traversa, su quel gol mangiato da Fofana, non certo in quella maniera lì. Anche perché è come loro hanno avuto occasione, anche noi abbiamo avuto delle occasioni, quindi non voglio star qui a dire che non meritava o meritava, no, noi meritavamo la vittoria perché siamo stati più squadra in molti frangenti di gioco, tutto qua. Però Federico, nonostante... questo tra l'altro era anche un fuorigioco, tra l'altro, sì. Quindi metti, se dobbiamo mettere i puntini su lei, ecco, mettiamoli tutti, perché ora sono stanco, perché anche a Chieti su un episodio di calcio di rigore netto ed espulsione non ci è stato dato, sono 1-0 loro, insomma. Sono ormai frequenti queste situazioni dove è chiaro che uno dopo si stanca, perché non è che stiamo a pettinare le bambole ogni settimana. È vero che siamo ultimi, penultimi, però ecco, il rispetto lo meritiamo anche noi come gli altri che sono in una classifica diversa. Questa è una cosa, credo che siate d'accordo tutti, e queste cose è chiaro che sono mancanze di rispetto assolute, perché non è una svista, questo è proprio un errore grossolano, dove la Serie D è una categoria importantissima, siamo nel semiprofessionismo dove
dove gli arbitri vengono anche pagati, e siccome si reputano professionisti, questo non è professionismo. E questo è un signore che merita di scendere di categoria, punto. Come tra l'altro i segnalini, punto. Cioè, non ci stiamo a girare intorno, perché io dopo non sono un retorico. Sono uno che va al sodo, è come quando mi devo prendere le critiche, è come quando mi devo prendere gli applausi. Punto. Questo è il discorso. Lorenzo, di fronte a un errore del genere non si può avere una reazione diversa, ci mancherebbe. No, anche se scende di categoria, un errore del genere è grave pure in eccellenza, secondo me, a parte questo. Ma soprattutto, ripeto, l'assistente è lì a 10 metri dallo svolgimento dell'azione, e credo che, ma anche la postura durante la caduta del portiere del Nereto evidenzia un contatto irregolare da parte del giocatore del Tolentino. Tra l'altro Tolentino che insomma nelle passate settimane aveva battuto il Trastevere e pareggiato con la Recanatese, quindi insomma un Tolentino, una squadra forte. Il mister 32 punti un punto dai playoff. Sì, poi un allenatore secondo me esperto, furbo, che conosce la categoria. Però Mosconi. Io a Federico ti chiedo, questa voce grossa che stai facendo è accompagnata anche da altre voci grosse, e naturalmente parlo della società, perché è innegabile che vivi una situazione particolare tra mille difficoltà, e quando ti scappano certi risultati, certe vittorie, la rabbia secondo me si raddoppia, se non triplica. Quindi com'è la situazione, e se c'è unità di intenti anche sotto l'aspetto delle proteste, chiamiamole così? Lorenzo, io questo non lo so, perché come hai detto tu, io sto lavorando con mille difficoltà e sto cercando veramente di tirar fuori il meglio da questi ragazzi, e le difficoltà, ripeto, non sono poche, perché non sto qui a dirle, però è chiaramente occorre protestare. Però io non so adesso come, io più di far presente quello che succede non posso fare altro. Io so soltanto che ho una rosa di ragazzi meravigliosi che stanno difendendo la propria dignità per cercare di muovere qualcosina in classifica. Sappiamo che la situazione è molto difficile, però ecco, cioè, questa è una squadra fatta e rifatta 2-3 volte, che sono passati qua veramente 20-30 giocatori. Prima di avere un gruppo di lavoro costante sono passati mesi e mesi, dove purtroppo poi i punti non li fai, perché chiaramente occorre pure un piano di lavoro diverso, non così come avviene, si cambia un giocatore, ne arrivano due, vanno via due, ne arrivano tre, poi tornano due, cioè, chiaramente qui le responsabilità sono di tutti. È chiaro, la situazione è quella che è, ma non è che questo è un fuorigioco netto, inutile che ci stiamo girando. Ecco, vedi. No, il momento in cui tocca il polo andiamo un po' più avanti, eccolo lì. Questo è un fuorigioco. Tra l'altro lui fa anche il preparatore atletico, se non erro, Federico. Sì, io... No, ok, fai tutto. Sì, esatto. Fa tutto. Quindi... Federico, parliamo anche delle cose positive, perché tutti... vi davano per spacciati, però la squadra continua a lottare. Credo che questa sia la principale difficoltà che sta incontrando, no? Tenere sempre la massima concentrazione durante la settimana, durante gli allenamenti. Il Nereto nelle ultime tre partite le ha pareggiate tutte e tre, contro Matese, Notaresco e Tolentino, sfiorando di battere il Tolentino. Ha perso la Matese anche, perché Matese no. Noi abbiamo avuto tre occasioni da gol nitide, purtroppo non è che uno può condannare questi errori, però la partita l'abbiamo fatta. Se andiamo a guardare i due punti con la Matese, i due punti di domenica sono 4 punti in più. Saresti tornato in corsa, ma non si sa mai, però nel calcio l'importante è continuare a difendere, come hai detto tu, Federico, la dignità, e a continuare a dare il massimo, perché non è una squadra morta a Nereto, l'ha dimostrato negli ultimi tempi. Poi ci vuole anche coraggio per prendersi insomma una gatta a pelare abbastanza importante, no? Da parte sua, quindi davvero complimenti. Come fai Federico a tenere alta la concentrazione, tornando alla riflessione che facevo prima, a stimolare questi ragazzi?
Ma io sono stato giocatore, quindi i momenti del genere li ho vissuti, sai, allora si pensa a quando uno giocava, dove puoi lavorare su un giocatore. La fortuna è che questi giovani mi seguono, c'è veramente un'affinità tra me e loro importante, e niente, stiamo cercando di lavorare su quello, più che sul fisico, più che sulle situazioni fisiche, ecco. Purtroppo la testa è tutto, ecco perché dicevo prima, quando poi c'è entusiasmo il giocatore acquisisce un'autostima che fa delle cose che magari impensabili. Questo stiamo cercando di fare, chiaramente è dura, però ecco, io sono 3 anni che alleno in D, grazie comunque alla possibilità che mi ha dato il presidente, però sono stati 3 anni molto molto difficili. Ecco, io ogni tanto penso magari arriverà un giorno che avrò una possibilità più importante e magari, o comunque più serena, ecco, non per far vedere comunque che anche io posso dire qualcosa. Assolutamente, serviranno anche questi momenti per la crescita. Sì, ma queste sono esperienze che poi ti segnano, quindi io non sto qui a criticare, io sto solamente dicendo che con tutte le difficoltà che abbiamo ci si mette anche fattori esterni, è chiaro che poi è come se stai quasi con la testa che vuoi respirare un attimino e poi ti danno un calcio e torni sott'acqua, e così è dura. Lo so, Federico, hai ragione. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità. Eccoci di nuovo a Sottoporta. Allora, Lorenzo, io direi di andare a vedere anche le altre immagini, così commentiamo le altre partite delle abruzzesi insieme con Federico Del Grosso, iniziando da Vasto Girardi Notaresco. Vittoria importantissima per il Vasto Girardi, che al Ditella si impone sul Notaresco per 2-0. Subito primo brivido, dopo neanche 2 minuti, quando il Notaresco gonfia la rete, ma il guardalinee alza la bandierina. La posizione era irregolare. Sospiro di sollievo sugli spalti. I gialloblu rendono subito la pariglia con uno scambio tra Gargiulo e Salatino ai 20 metri, che serve poi guida sulla sinistra. Il capocannoniere Alto Molisano cambia tutto per Gargiulo al centro, che tenta la fucilata, ma è troppo impreciso per impensierire Sciba. Il Notaresco si fa ancora pericoloso, ma è al 32esimo che il risultato si sblocca con una grande azione degli altomolisani, che controllano il gioco, recuperano palla con Guadalupi, che freddissimo fucila Sciba da posizione centrale. Il Notaresco risponde con un tiro tagliato centrale che Distasio disinnesca di pugno. L'ultimo quarto d'ora scorre senza troppi brividi, con il Vasto Girardi che può gestire il vantaggio e la gara. Nel secondo tempo, primi minuti ancora all'insegna della gestione e del controllo del risultato, ma non per questo privo di spunti. Al nono il Vasto Girardi si fa sotto con un altro lungo pressing che impegna non poco la difesa ospite, ma non si conclude con il raddoppio cercato. Ci prova anche il Notaresco, ma la difesa gialloblu si fa trovare sempre pronta. Ritmi meno serrati in questa fase. Il Vasto Girardi però non perdona. Al 13esimo, su rimessa laterale di Alagia, dalla destra Guadalupi si invenda un passaggio a cucchiaio fenomenale dal centro per Guida, che con calma mette a terra e segna una rete delle sue. Splendido gol per gli altomolisani, che raddoppiano e stringono le grinfie sul risultato. Solo 3 minuti dopo, il Vasto Girardi sfiora di nuovo il gol con Salatino, che si infila nella difesa e trova ancora Guida, che però arriva corto su presa bassa di Sciba. In questa fase il dominio del Vasto Girardi è evidente e il Notaresco fa molta fatica a farsi vedere, tranne per alcuni guizzi poco pericolosi, salvo poi ritrovare coraggio quando ci si avvicina alla mezz'ora. Il Vasto Girardi può gestire, con il Notaresco costretto a inseguire nel disperato tentativo di costruire e concludere, ma gli uomini di casa restano lucidi nell'interferenza. Ferire ogni azione. Minuti finali ancora serratissimi e senza concessioni da ambo le parti, con un lunghissimo recupero di 6 minuti. Il risultato però non si sposta e il Vasto Girardi archivia la pratica con un'altra vittoria in casa e 3 punti importantissimi che spingono gli 11 di Prosperi nella metà alta della classifica. Ne abbiamo parlato già del Vasto Girardi, Lorenzo, la forza di questa squadra, soprattutto in casa, invece continua il momento negativo del Notaresco, un pareggio nelle ultime 4 partite, pareggio e 3 sconfitte. Beh, vabbè, è troppo poco per le ambizioni della società, è troppo poco per la forza della squadra e credo che è stato questo che abbia
che ha alla fine, insomma, portato Epifani alle dimissioni. Estrema correttezza da parte del mister, e quindi, insomma, Notaresco che, però, guardando la classifica, come diceva Lucarelli, è talmente corta che con una vittoria ti rimetti già in zona playoff, quindi davvero servirebbe più attenzione. Però ecco, il Notaresco sicuramente è attardato rispetto a quelli che erano i pronostici, certo, di inizio stagione, e soprattutto anche dopo un mercato di riparazione, chiamiamolo così, che ha portato in terra Teramana tanti giocatori di categoria. Assolutamente, oggi allenamento diretto da Romandini, tra l'altro Federico, li avete affrontati, che squadra hai visto? Una squadra in difficoltà? Beh sì, una squadra di grosse potenzialità, di grosse individualità. Noi siamo stati, devo dire la verità, noi siamo stati fortunati, perché loro hanno avuto parecchie situazioni per andare in vantaggio, hanno beccato un palo, noi abbiamo avuto un espulso dopo 5 minuti del secondo tempo, quindi io ho dovuto fare una gara totalmente diversa da come si possa fare con 11 contro 11, anche se poi ci siamo difesi abbastanza, cioè molto bene noi, quindi alla fine, diciamo, sono stato contento più io chiaramente che loro. Ma certo. Una squadra che però, non lo so, a volte è giusto anche, no, che un tecnico si metta in discussione, però è anche giusto che i giocatori, tra l'altro anche pagati anche in maniera importante, anche loro debbano prendersi le proprie responsabilità, perché da giocatori come quelli del Notaresco uno si aspetta anche un po' di più, insomma. Quindi sono d'accordo. Ci vediamo, dobbiamo correre. Vastese, Matese, Lorenzo e Castelnuovo Castelfidardo. Alessandro illude, poi il Matese nella ripresa ribalta la partita e fa sua la gara imponendosi 3-1. Ad avvio gara un minuto di silenzio per ricordare Piero Americo, collaboratore della Vastese scomparso in settimana, padrone di casa in campo con il lutto a braccio e con Capitan Di Filippo che ha deposto un mazzo di fiori sotto la curva d'Avalos. Giornata di dolore anche in casa Rete 8 per la scomparsa della moglie del nostro operatore video Edoardo D'Addario, a cui vanno le nostre sentite condoglianze. Passiamo alla cronaca nei bianco rossi, che vengono da 9 risultati utili consecutivi. D'Addario si affida al solito 4-3-3, tornano Corticchia per Monza e Alessandro per Le Noci. Nei campani, che vengono da 4 risultati utili consecutivi, Corrado Urbano schiera anche egli un 4-3-3. Le due squadre partono al piccolo trotto, la prima occasione dei padroni di casa al minuto 22, Ceccacci in acrobazia conclude, tiro respinto da un difensore in maglia verde. Al 34esimo la Vastese passa in vantaggio con Alessandro, il numero 10 si fa trovare al momento giusto nel posto giusto e con un tocco morbido sul primo palo batte un incolpevole del giudice. Questo il replay, messa male la difesa ospite, tutto facile per il fantasista biancorosso che sigla la sua 12esima rete stagionale. Al 42esimo si rivede finalmente il Matese con un colpo di testa di Congiu, la palla finisce di poco a lato. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Nel secondo tempo i campani partono meglio e schiacciano la Vastese nella propria metà campo. Al 27esimo il Matese ci prova con Calem, conclusione telefonata e tutto facile per Di Rienzo. Al 34esimo punizione di Agnello, Allegra va di testa, palla di poco al lato, gol mangiato e gol subito. Al 36esimo gli ospiti pervengono al pari con un colpo di testa di Galesio che batte un non impeccabile estremo biancorosso. Questo è il gol dell'1-1. Al 40esimo punizione di Agnello, Stivaletta manda al lato. Al 43esimo tocco di mano in area di rigore della Vastese su calcio di punizione ospite, il direttore di gara Lipizier assegna il rigore, sul dischetto va Galesio che spiazza Di Renzo e fa 2-1 siglando la sua doppietta personale. Al 48esimo occasione per Stivaletta che calcia di prima intenzione ma del giudice
giudice distinto respinge. Al 50° arriva il 3-1 con Napoletano che scavalca Di Rienzo in uscita e deposita in rete un cioccolatino. E questa l'ultima azione della gara. L'Avastese si ferma dopo 9 risultati utili consecutivi. Il Matese si conferma sua bestia nera con 4 sconfitte in altrettante gare. Intanto Lorenzo, una notizia positiva per quanto riguarda l'Avastese è la parziale riapertura dello stadio Aragona dopo mesi, no, di chiusura. Sono stati svolti i lavori di adeguamento, quindi il 6 marzo, se non sbaglio, Avastese e Notaresco potranno tornare i tifosi dell'Avastese, no? Si parla di riapertura parziale. Sì, bella notizia, anche perché sono letteralmente scesi in campo quelli della società che hanno organizzato una conferenza stampa sul terreno di gioco dell'Aragona. E è una bella notizia. Bolami l'avevamo sentito, anzi Andrea Masciangelo l'avevamo sentito pochi giorni fa e ci aveva confermato questo incontro della società. Evidentemente c'era anche la possibilità di andare a giocare le partite casalinghe da un'altra parte. A questo punto poi l'amministrazione credo ha accelerato sui tempi. Perfetto, allora io vado a salutare Federico Del Grosso che è stato con noi, è stato gentilissimo. Gli faccio un'ultima domanda su Boito, però, che se non sbaglio è arrivato a quota 7, Federico, no? Quanti gol? Sì, 7. Se non sbaglio sì. Beh, sono un buon bottino, no? Per un ragazzo del 2001, ex Rende, che tipo di giocatore è? Ma Boito è un ragazzo forte tecnicamente, bravo sull'uno contro uno. È un giocatore che può giocare seconda punta. Io domenica l'ho fatto giocare prima punta, anche se chiaramente era una finta prima punta. È un giocatore, è un rifinitore ed è anche molto abile sotto porta. È un giocatore che secondo me può avere una prospettiva importante. Oddio, giovani, sono tutti giovani tuoi di solito. No, io gioco con 8 under. Con 8 under, insomma. Però dai, quello più vecchio è lui, insomma, cioè lui nel senso te. Sì, anche se ogni tanto posso pure rimettermi le scarpe. Ecco, lì volevo arrivare, ma l'hai detto tu che è meglio, insomma. No, scherzo. Ci hai pensato qualche volta, Federico? No? Ma a me manca soprattutto la domenica, diciamo, gli allenamenti o comunque quel tipo di fatica no, però ecco, la domenica infatti in questi anni uno deve anche fare un lavoro su se stesso, perché tante volte già ho un carattere molto istintivo, quindi ogni tanto mi facevo prendere come se fossi ancora in campo, però non deve essere così, quindi mi sento anche migliorato in questo. Però quando si prende una scelta la si deve prendere, insomma, in maniera convinta. È chiaro che dopo 20 anni è chiaro che qualche pensiero ogni tanto ci va, ma è normale. Ma Cristiano qualche consiglio te lo dà? Vi confrontate, vi sentite? Io lo do io a lui. No, scherzo. È vero. No. Guarda, io sono spesso a pescare, diciamo, un paio di volte a settimana sono a casa sua, quindi mangiamo assieme, poi mi fermo lì a dormire. Sì, parliamo comunque sempre spesso di calcio, è piacevole insomma, perché comunque siamo cresciuti insieme. Devo dire che con gli anni abbiamo sempre mantenuto un amore da che gemelli, va al di là di ogni incondizionale cosa. Per me è una, insomma, è la persona più importante della mia vita, quindi sono contento che sia così, insomma. Un amore incondizionato tra gemelli, Lorenzo. Sì. No, vabbè, non so, un po' da Marcord, perché poche ore fa sul mio canale social è apparso un ricordo di questi giorni, di qualche anno fa, quando alzava la Coppa Italia di eccellenza da capitano del Giulianova, e insomma è cambiato poco fisicamente lui, sempre giovane. E poi ti chiedo, non so se la risposta, anzi se la domanda è banale più della risposta, se per classifica, caratteristiche della tua squadra, e per aspetti societari è più conveniente e cercare la salvezza giocare in casa o fuori casa, anche per il campo, eh? Sì, no, sicuramente giocare in casa. Perché noi ci alleniamo su questo campo e quindi è un campo al limite, diciamo, della praticabilità, ma non tanto perché proprio occorre un lavoro
da zero, capito? Non perché c'è stato disinteresse, che proprio negli anni è un manto dove si è rovinato, non perché l'attuale amministrazione o chi se ne deve occupare non se ne occupa. Voglio essere chiaro su questo, perché non voglio essere travisato, insomma. Sono quei campi, insomma, che devono essere aggiustati, che non occorre una semplice semina, ma occorre proprio un lavoro fatto da zero. E quindi è un campo, per noi è un campo insidioso, per gli altri è un campo che noi conosciamo a memoria, ecco, questo è il discorso. Però ho una squadra giovane ma anche tecnica, dove secondo me, anche incontrando dei campi sintetici fuori casa, possiamo dire la nostra. Insomma, cioè, noi cambia poco, nel senso, noi abbiamo un obiettivo, cioè quello di far più punti possibili. Anche lo stesso pareggio a noi non servirà più niente. Certo. Quindi noi prepareremo questo da adesso fino a che, insomma, ci sarà. In bocca, cioè, ce la faremo, insomma. In bocca al lupo. Grazie, Crepi, e grazie per l'invito. No, grazie per essere stato con noi, grazie per averlo accettato. Un ciao, Fede. A Federico Del Grosso. Grazie. Noi ci vediamo Castelnuovo, Castelfidardo, e l'ultimo servizio è Trastevere-Pineto. Punti pesanti in chiave salvezza al comunale di Castelnuovo Vomano. Si parte con grande equilibrio e con entrambe le squadre che provano a far male alle rispettive difese. La prima a riuscirci è il Castelfidardo, che passa dopo soli 10 minuti con il gol di Capitan Bracciatelli, che è bravo a segnare da distanza ravvicinata bucando la porta dei padroni di casa. Ci si attende la reazione del Castelnuovo, ma in realtà il Castelfidardo ha un'altra opportunità. Pochi minuti dopo, bravissimo a salvare San Severino su Braconi, vicinissimo al raddoppio. Reagisce sul finale di primo tempo il Castelnuovo, che ci prova, e soprattutto il momento più importante sul finale del primo parziale è l'espulsione per doppia ammonizione di Fayet, che al 39esimo lascia i suoi in 10 uomini. Rientro in campo dopo l'intervallo, il Castelnuovo ne approfitta, pareggiando dopo 12 minuti con la ribattuta vincente di Sparvoli. I marchigiani non si accontentano del pareggio, nonostante l'inferiorità numerica, ma pagano caro questo coraggio. Su un'azione offensiva degli ospiti, il Castelnuovo infatti recupera e lancia in contropiede uno scatenato Capitan D'Egidio, che dribbla tutto il Castelfidardo e la ribalta al 20esimo. Gli ospiti ci provano, ma le occasioni più nitide sono del Castelnuovo, con Scacco e Bubalo. Finisce 2-1, i neroverdi tornano al successo dopo 3 KO filati e agganciano a quota 23 Castelfidardo, portandosi a meno 5 dalla salvezza diretta. Impresa storica dei biancazzurri, che spugnano il Trastevere Stadium e l'omonima squadra per 0-2 con i gol nel primo tempo di Barlafante e nella ripresa di Minincleri. Prossimo turno, altra sfida al vertice per i rivieraschi contro l'Are Canatese allo stadio Mariani Pavone. Calcio d'inizio per i padroni di casa. Dopo un avvio contratto con un buon Pineto, la squadra ospite ha una ghiotta chance al minuto 8. Barlafante, ben imbeccato, trova un super Semprini a negargli il gol del vantaggio. Gli adriatici ci riprovano al quarto d'ora, ma l'estremo di casa blocca senza problemi. I ragazzi del presidente dottor Silvio Brocco giocano a testa alta. Barlafante all'Alberto Tomba conclude dall'area piccola, cestinando e calciando alto. Poco male per l'ex Giulianova, che riesce a mettere la freccia del sorpasso al 28esimo su imbeccata centrale. Questa volta tu per tu con Semprini, rimane freddo e in sacca allo 0-1. La risposta granata arriva 120 secondi dopo con Massimo, ma il portiere ospite smanaccia in corner. I Trasteverini non ci stanno, ma il Pineto si difende bene. I padroni di casa vanno a millimetri dal vantaggio. Cross di Macri, Fioretti spizzica, ma Mercorelli, con l'aiuto del legno e di un pizzico di buona sorte, conserva incredibilmente lo 0-1. Gol mangiato, gol subito. Minincleri dalla parte opposta a tu per tu con il portiere di casa non può proprio sbagliare e confeziona un pesantissimo raddoppio. Nel finale Cascione potrebbe confezionare il tris, ma la difesa avversaria si salva per il rotto della cuffia. Triplice vantaggio sfiorato anche da Paoli. Il suo calcio di punizione esce fuori, non succede più nulla. Risultato storico per il Pineto, che spugna il Trastevere Stadium per 0-2. Eccoci a Sottoporta. Intanto, Lorenzo, un pochino di fa è arrivata la notizia: respinte le dimissioni dell'allenatore del Notaresco Massimo Epifani, che dunque resta sulla panchina dei Teramani. Abbiamo tempo soltanto per leggere le gare del prossimo turno. Si giocherà domenica alle 14.30, la 22esima giornata. Alto Casertano Castelnuovo, Castelfidardo Vastese, Chieti Vasto Girardi, Matese Fano, Montegiorgio Trastevere, Pineto Recanatese, San Benedettese Nereto, Notaresco Porto d'Ascoli e Tolentino Fiuggi.
Pineto Recanatese, il big match, Lorenzo. Sì, scontata sotto l'aspetto tecnico, credo sia la gara più interessante. Grazie a Lorenzo Valeriani, grazie a Dino D'Angelo in regia e a voi che ci avete seguito da casa. Grazie e buona serata.